Sexy, eterea, occhi ghiaccio bollente e allure sofisticata. Il suo volto è già sulle copertine di tutto il mondo. È Lisa Hilton, l'autrice di Maestra, lotto noir edito da Longanesi, appena arrivato nelle librerie italiane, destinato a lasciare un'impronta nel panorama della letteratura erotica e presto anche in quella cinematografica. Maestra è qualcosa completamente diverso dal punto di vista che le cose che ho fatto prima. Ho scritto 8 libri, 5 biografie storiche, 3 romanzi storici. Guarda, mi fammi una gente, mi ha chiesto di provare qualcosa nel mondo erotico. Allora ho provato qualche pagina, l'ho mandato e lei ha detto che erano disgustosi. Era un libro che ho fatto veramente per me, per fare piacere a me stesso, e spero che questo è qualcosa che si vede nelle pagine del libro, che era proprio fatto per piacere. Un piacere nuovo, antiromantico, fatto di ingredienti che si combinano in maniera inedita. Arte, sesso, bellezza, omicidi e potere non lasciano spazio alle più scontate situazioni sentimentali. Un romanzo di diseducazione sentimentale. Primo appuntamento di una trilogia che cavalca l'eros più scabroso, Judith Rashley è la giovane protagonista che combatte maschilismo e corruzione per rivendicare l'assoluta libertà di ottenere tutto ciò che desidera. Pagine e pagine di sesso senza tabù, situazioni estreme che non possono non ricordare le 50 sfumature che avevano acceso milioni di fantasie qualche estate fa. Il paragone non serve tanto, soprattutto perché secondo me Maestra sia un libro anche per uomini che per le donne, ma è vero che nel senso del narrativo che troviamo nel consumatore, in cui l'eroina è giovane, passiva e vergine, Judith è completamente l'inverso di lei. È giovane, è vero, ma è super intelligente e non è vergine per niente. Judith non aspetta il principe azzurro, non è che lei sta aspettando l'unico, questo non è l'obiettivo della sua vita per niente. Nelle ambientazioni del romanzo tanti riferimenti al bel paese. L'Italia è un po' il paese del cuore, sinceramente, ho vissuto qui. Ogni volta che torno in Italia mi manca così tanto. Autrice e protagonista hanno tanto in comune. Quanto? Ce lo racconta lei. La mia vita è così noiosa in comparazione con questa della Judith. Ci sono qualche punti autobiografici nel libro. Le ho dato lo stesso luogo di nascita di me, in Inghilterra, a Liverpool, al nord. La sua passione per l'arte e anche, devo confessare, la sua dipendenza dalle scarpe.